piacere, io sono Mauro Botta. Quello che vi farò vedere è, come dicevo, vedere la situazione ad oggi di Fair Monkey, quindi vedere se diciamo, tra virgolette, è giunto anche il momento di, diciamo, di portarlo nel mondo vero. Quindi che cosa vedremo? In questa prima fase vi farò capire quali sono le differenze fra la VCL e Fair Monkey. Quindi diciamo, vi spiegherò le motivazioni per cui esiste questo convertitore e perché non potete importare le vostre applicazioni, cioè, tranquillamente. Nella seconda parte vi farò vedere un uso pratico, quindi come funziona il convertitore, e nella terza parte, verso la fine, vi farò vedere una delle principali novità di Fair Monkey, di MIDA 3.0, che è la conversione di report, okay, con ordine. Quindi VCL e Fair Monkey a confronto. Dati component in poi, le differenze sono, diciamo, sono importanti. Abbiamo le primitive, che sono, diciamo, i comandi base per creare, diciamo, graficamente un componente Fair Monkey. Ricordo che in Fair Monkey il disegno non è con, diciamo, con una, in stile, diciamo, VCL, ma si utilizza un po' come se usassimo un Adobe Illustrator, quindi è vettoriale. Quindi utilizzo questi componenti per creare oggetti più complessi. Abbiamo poi, diciamo, i componenti che tendenzialmente usiamo tutti i giorni, T-Panel, T-Button. Oggi lasciamo fuori il 3D, diciamo, stiamo su cose pratiche. Diciamo, da. Differenze ce ne sono tante e adesso le vedremo. Ovviamente il modello E20 è lo stesso, quindi il mio T-Button sotto Fair Monkey, sotto VCL, l'utilizzo è lo stesso. Quindi le proprietà, gli eventi, ovviamente tutto è rimasto uguale, se no non ci sono i messaggi. I messaggi sono, diciamo, sono Windows, diciamo, siamo più per il mondo Windows, quindi non esistono i messaggi. Adesso vediamo le differenze anche più specifiche. Il sistema di coordinate a video. In Fair Monkey è completamente diverso, quindi nella classe, non so, T-Button, il posizionamento su uno schermo, ad esempio, era dal solito left e top. In Fair Monkey queste proprietà proprio non ci sono più. Esiste position X, Y e Z per il 3D. In più in VCL è un intero e in Fair Monkey è un floating. Quindi, proprio quindi già la proprietà, proprio le proprietà base sono diverse. Vediamo un altro esempio di proprietà base. Caption e text, quindi proprietà, cioè, strausata con milioni di righe di codice ovunque. Caption, diciamo, è stata mandata in pensione. Al suo posto text. Sono banalità, però rendono cioè, il vostro DFM, il vostro sorgente non compatibile. Cioè, ma neanche un copia e incolla. Cioè, voi non potete prendere un oggetto più semplice in assoluto, un VCL, una label, anche CTRL-C, CTRL-V tra un progetto VCL e un progetto Fair Monkey non funziona, vi dà errori, non riuscite neanche a correggerlo con Notepad, no, non è gestibile la cosa. Poi anche check, anche il T-checkbox è cambiato, checked è stato sostituito da isChecked, quindi anche qua ulteriori problemi. Le differenze non sono queste, le differenze sono centinaia, queste sono due lampanti che si vedono appena iniziate un progetto. Parent è abbastanza simile, quindi la metodologia, diciamo, di portare un oggetto dentro un'altra c'è. A livello di runtime ci sono delle piccole differenze, però funziona. Una cosa molto molto bella è che un oggetto può essere proprio visualmente padre di un altro, quindi questa è veramente una bella cosa. Potete avere un T-button, lo allargate, prendete un T-image, lo portate dentro, lo trascinate dentro ed è proprio inserito nell'oggetto, quindi spostando il T-button, il T-image vi segue di conseguenza. Questo per tutti i componenti. Altre differenze, la gestione dei colori, che è tutta diversa, quindi ci sono alpha color, quindi non avete più il classico CL red, ma CLA red. Comunque ulteriori differenze che vanno a complicare una conversione diciamo, tra due applicazioni. Anche, ad esempio, poi tutti i VK, F1, F2 e così via sono tutti diversi, proprio hanno delle stringhe diverse. Molte classi sono in unit diverse, quindi anche a livello di compilazione, nella zona in alto dove ci sono le uses, potreste avere dei problemi.
Il T-Canvas è completamente diverso, forse per fortuna, ma in fermo anche gli astratto, come dicevo prima non ci sono più tonnellate di draw complesse, però questo è un discorso un po' a parte, e anche la struttura del font in realtà è diversa. In fermo anche non esiste le proprietà font, cioè il font color, non esiste. Cioè, diciamo che l'hanno un po' migliorato in XE3, però la filosofia, sapete cos'è lo stylebook? Chi lo conosce? Nessuno? Dopo lo vedremo. Dopo torneremo e vi farò vedere qual è il problema dei font. Cosa importante, non esistono componenti dataware. E l'avete visto bene sicuramente più volte in questi due giorni, è stato sostituito con il collegamento con LiveBindex, che è una tecnologia che permette di legare un componente visuale T-Edit a non so, un campo di un database in modo bidirezionale. Qual è il problema però? Che se uno ha un progetto con centinaia di form, con dentro centinaia, migliaia di DB-Edit, e convertirli in fermo anche manualmente è un problema, perché è un lavoro enorme. Perché va bene se create, oggi creo un nuovo form, metto la tabella, quindi creo con live binding, con visual, live bindings, tutte le proprietà in automatico, però il form che oggi creo in poi, ma se ho 300 form vecchi, come faccio? È possibile, ho 50 form, il lavoro è enorme, perché per creare un live binding, per creare un collegamento tra una T-Edit e un campo, in XE2 diciamo che era una missione. In XE3 è un po' più facile, però comunque se avete tanti campi è un lavoro enorme, è un lavoro economicamente, anche economicamente costoso. Componenti non visuali, non so, componenti di database, componenti solo di informazioni, generalmente non causano problemi. Sicuramente sotto Windows 32 e Win 64, diciamo, sicuramente Win 32, probabilmente Win 64, su Mac probabilmente no, però diciamo generalmente funzionano, quindi dovete solo verificare, dovete solo aspettare, se utilizzate dei componenti particolari, che l'azienda che lo distribuisce abbia aggiornato il componente, però diciamo per il non visual problemi ce ne sono pochi, quindi il problema sta nella parte visuale. Vediamo un po' qual è la situazione, com'è evoluta la situazione per i componenti di terze parti nell'ultimo anno. Un anno fa, con l'uscita di XE2, c'è stato un po' un problema, nel senso il framework era nuovo, componenti di terze parti zero, non c'era niente. Quindi portare un progetto un po' complesso, che sicuramente utilizza qualche componente particolare, sotto framework c'era un problema, cioè non si riusciva, era molto difficoltoso, o uno aveva proprio un programmino piccolo, con pochi form, pochi componenti, diciamo, un progetto semplice, ma se c'è qualcosa di un po' più complesso sotto, mancavano gli strumenti principali. Oggi, ma oggi inteso posso dire nell'ultimo mese, da quando è uscito XE3, anche altre aziende hanno diciamo aggiornato e creato e distribuito i loro componenti per FireMonkey, anche la situazione è molto cambiata. Il più importante di tutti è questo. TMS fornisce nel suo TMS pack per FireMonkey un DB grid, un grid che è questo, che è il principale, diciamo era il principale problema di portare un'applicazione di database da PCL a FireMonkey, perché in XE2 i limiti potevano essere un po' alti, in XE3 la situazione è migliorata molto, il DB grid in XE3 è decisamente migliorato confronto a quello di XE2, questo è molto, sicuramente molto più bello, cioè non è obbligatorio prenderlo, ovviamente dipende qual è il target, qual è diciamo, a che livello si vuole arrivare con la propria applicazione. Non siamo, secondo me, ancora a livelli di perfezione, tra virgolette, di una come facilità, come usabilità di un DB grid alla vecchia maniera, però ci avviciniamo molto. E questo un anno fa, questo fino a 15 giorni fa non c'era. Un altro punto che mancava era il collegamento col mondo Office, quindi ogni gestionale, possono essere banalità, però se non ci sono delle librerie che esportano in Excel, un classico gestionale in un programma, cioè ha dei problemi. TMS ha creato FlexCell per fare Monkey. E funziona bene, funziona Win32, Win64, macOS. Il mio consiglio è anche di utilizzarlo anche in progetti VCL, perché così avete già
eliminato un potenziale problema, anche centralizzando la creazione di questi oggetti con un livello di funzione, creando una unit apposta. Importantissimo, pochissimi giorni fa è stato reso disponibile Fast Report per FireMonkey, perché il report che mancava un anno fa, oggi c'è. Fast Report per FireMonkey, che è uscito da pochissimi giorni, è il classico Fast Report. Notare, l'ho provato, funziona, è come più o meno, siamo comunque a livelli alti come qualità, non ha particolari problemi, è una prima versione, però più che usabile. I vantaggi di FireMonkey, lo sapete, ovviamente lo sapete tutti che vabbè, è multipiattaforma, VCL è solo per Windows, in teoria nei prossimi mesi dovrebbe uscire il mobile pack per X3, quindi aprendo la strada al tablet. Ma più che altro è un discorso di comunque di essere sempre pronti a non rimanere troppo indietro. Cioè la VCL sono 20 anni che c'è, sicuramente il fatto di fare Monkey è assolutamente positivo, cioè ha portato comunque una ventata di fresco e di nuove possibilità che prima non c'erano. I consigli che vi posso dare per una migrazione. Il consiglio più importante, secondo me, è lavorare sul vostro codice prima di convertire. Quindi non dopo, ma prima. Quando ancora lavorate in VCL. Perché? Perché finché lavorate in VCL, diciamo, avete una situazione più chiara. Cioè il vostro progetto ancora, diciamo, è stabile e funziona. Quindi, prima di tutto, cercare di capire quali sono i componenti che voi utilizzate, identificarli, cercare di utilizzarne, tra virgolette, il meno possibile. Quindi se abbiamo 15 T-button diversi, forse potremmo scendere a 1 o 2. Quindi cercare di centralizzare, pulire, utilizzare soltanto software componenti con sorgenti, comunque di aziende sicure, dove probabilmente ci potrebbe essere un giorno un porting, o comunque cercare di usare meno librerie, ma centralizzare, pulire il vostro codice visualmente. Verificare che il database che utilizzate sia compatibile con FireMonkey, però tendenzialmente non ci sono grossi problemi. Su progetti un po' più grossi, quello che posso consigliarvi è prendere il vostro progetto VCL, provare a convertirlo con MIDA in FireMonkey e vederne il risultato. Quindi capirete che su certi form ci sono dei problemi, non so, scoprite che un componente di Developer che utilizzate crea problemi perché in FireMonkey non c'è. Allora il mio consiglio è, prima di convertire, quindi torniamo sempre sul progetto VCL, modificarlo in modo da avere una situazione più facilmente trasportabile in FireMonkey. Quindi, ripeto, lavorare sul vostro progetto VCL e renderlo più standard, rendere l'interfaccia in un certo senso più semplice, nel senso non dovete utilizzare e avere dei componenti che siano troppo particolari, troppo unici, dove sicuramente sotto FireMonkey questo non ci sarà. Nei casi più gravi, con maggiori problemi, una possibilità è quella di, confermo anche, di creare DLL. Cioè, in realtà voi potete, una cosa sporca, però diciamo, se ne è parlato tanto, potete creare un'applicazione mista. Cioè, volete fare New Application, FireMonkey HD, droppate i vostri componenti FireMonkey e gli aggiungete un form VCL. Funziona. Non è proprio il massimo del, diciamo, consigliato, perché il problema qual è? Il problema è il classico oggetto application, perché in quel caso ce ne sarebbero due e diciamo, la cosa non è super consigliata. Quello che si può fare è invece creare una DLL. Quindi ho dei form che sicuramente non riesco a convertire in FireMonkey, allora quelli cerco di isolarli, cerco di renderli indipendenti nel codice. Quindi, se lavoro ancora su un progetto, su un monoprogetto, quindi un unico DPR, diciamo il classico exe con tutti i form allegati, devo cercare di trovare una logica di separare quei form in modo che siano indipendenti. Quindi posso convertire la parte principale e lasciare quei 3-4 form che hanno dei problemi ancora in VCL e richiamarli perché sono un DLL, per cui posso chiamare una funzione e creare form. Ovviamente non la porto sotto Mac, però è un passo avanti, intanto che risolvo i problemi che mi hanno,
che mi hanno creato, il fatto di non poterli trasformare. Riassumendo, un anno fa c'era molto poco, oggi un grid c'è, un report ce l'abbiamo, ma stanno già arrivando altri, non è l'unico. X3 ha finalmente aggiunto Action e Anchors. Gli stylebook sono stati parecchio migliorati, FarmOnkey stesso è stato migliorato, l'image list, che io avrei quasi preferito ai T-Action, in X3 purtroppo non ci sono. Quindi, uno ha lavorato molto per avere nel suo progetto VCL, le form principali, un'image list con tutte le immagini centralizzate, questo un po' gli rovina la festa. TMS fornisce nei suoi componenti un'image list, potete usarlo, quindi anche la soluzione c'è. Ad oggi, una volta tutti questi erano problemi, cioè non c'era un report, non c'era un grid, basta, mi fermo, cioè, cosa posso fare, cosa porto. In realtà questo ormai è superato. Quello che oggi manca è questo. Il problema è che su Mac non c'è Recedit. Quindi le alternative sono aspettare. C'è un'azienda che è la principale azienda che produce un componente di Recedit, che ha già dichiarato che ci sta lavorando, in teoria l'anno prossimo dovrebbe uscire. Usare HTML, che non è una cattiva idea, cioè lasciamo, allora, l'RTF non è proprio multipiattaforma così spinto, allora prendiamo la nostra applicazione, convertiamo i dati ai clienti, convertiamo dall'RTF in HTML, ovviamente parliamo di piccole RTF, cioè se uno intende solo il grassetto, diciamo piccole lavori diciamo più contenuti, potrebbe quindi passare a un HTML che è sicuramente più standard, oppure lasciare i form dove ho dei recedit, li lascio da parte e quindi ho questa possibilità di mischiare i form. Lo vediamo all'opera. Allora, che cos'è? Quindi a questo punto avete capito che i due framework sono abbastanza diversi, quindi non è stato possibile fare Embarcadero, riuscire a fare un'importazione per creare fare l'aggiornamento da VCL a FarmOnkey anche in automatico, ma è nato per questo, per coprire questo buco, è nato Mida. Che cos'è Mida? Mida è un tools esterno al Linear normalissimo, che analizza i vostri sorgenti e vi duplica la cartella dei sorgenti e vi modifica tutti i componenti che non sono compatibili FarmOnkey, e lì corregge, quindi non so, il classico di Button, abbiamo la caption, la trasforma in text, quindi vi aggiorna ogni DFM del vostro progetto, e oppure li sostituisce totalmente. Un esempio classico, non so, componente di DevExpress, TX Page Control, questo viene sostituito in Tab Control più Tab Item, che sono i Page Control in FarmOnkey, però sono due componenti diversi, quindi c'è un lavoro proprio minuzioso per convertirli. Questo su centinaia e centinaia di componenti, tutti, più o meno tutti i componenti, sono quasi tutti i componenti standard di Delphi, più tantissimi componenti di terze parti. Ovviamente, terze parti di TMS, di DevExpress, JVCL, poi diciamo, la lista cresce diciamo, di versione in versione. Mi dà un forum aperto, anche, diciamo, aperto a tutti, dove chiunque può fare una richiesta, dice io ho questo componente rarissimo che lo utilizzo, se per favore potete aggiungerlo tra quelli gestiti e diciamo, viene fatto di prassi. Mida supporta ovviamente C++ Builder e Delphi. La conversione, come vi ho detto prima, quindi è sul vostro progetto, quindi non lavora file per file, ma lavora su una cartella, generalmente su un progetto. Aggiorna tutti i file, quindi prima vi dicevo, cioè non aggiorna solo il DFM, perché anche il data module sono cambiati, hanno delle proprietà in più, non riuscite a aprire un data module di VCL, non potete farmo anche perché è incompatibile. Quindi tutti i classici file sono aggiornati, anche C++, che ha una struttura un po' più complessa, tutti i file vengono aggiornati. Cosa vuol dire? Che se un T-Bit Button è stato convertito in T-Button, ovviamente il pass o il CPP o l'H sono stati allineati, per modo che voi aprite il vostro progetto, non avete quasi nessuna segnalazione d'errore e funziona.
l'image conversion, anche le immagini, la gestione delle immagini, fermo anche è diversa, cioè l'immagine viene salvata nel DFM in modo diverso, è proprio incompatibile, ha un specie di codec diverso. Qual è? E la differenza è sia a livello di T-Image, sia a livello di Bit Button o di Glove Button, perché ricordo che sono supportati anche tutti i principali bottoni TMS, DevExpress, però anche a livello di Glip, cioè comunque il formato è diverso e Mida converte queste immagini facendole compatibili con Monkey. Live Bindings, insomma, è molto comodo, però crearlo, soprattutto diciamo, creare tutti i legami in automatico è lunghissimo. È veramente lungo e quindi Mida veramente su questo è utilità estrema. Quindi vi creerà, no, quando aprirete un form convertito in FarmMonkey, noterete che ci saranno dei componenti in più, che sono tutti quelli di LineBindex, ad esempio, oppure dei componenti degli stili, e saranno tutti valorizzati in modo da far sì che la vostra nuova applicazione funzioni sia compatibile. I live bindings sono creati sia per i componenti diciamo, standard, quindi la vostra DB Edit, quindi con un rapporto abbastanza semplice, sia, che è molto più che è stato un lavoro molto, molto complesso, ai DB Lookup Combo Box, perché in quel caso sono due livelli. In X2 c'era una difficoltà in più, in X3 invece diciamo che l'usabilità è più reale. Tutte queste regole vengono inserite nel componente T Binding List. Quindi se io ho un campo, ho una T Edit che è legata al database dei clienti, campo ragione sociale, verrà creato un T Binding List in quel componente, un oggetto che poi è in realtà una stringa complessa, che fornisce a Delphi tutte le istruzioni per fare un collegamento bidirezionale tra i due, anche tra poco lo vedremo. Vediamo questo è un esempio di Elevate Software, questo è il loro demo principale per il loro programma di data, per i loro componenti di database, EDB, EDBISA. Sono delle DB Edit, comunque è un classico form. Questo è ovviamente VCL. Dopo Mida, questo è quello FarmMonkey. Quindi questo è VCL e questo è quello FarmMonkey, pressoché identico. Notate il componente Stylebook, il Bind Scope, questo qua è Mida 2.5 per X2, e il Binding List. Quindi se questo è un componente, era un componente di B-Edit, oggi è un T-Edit. Mida che cosa ha fatto? Mi ha creato in automatico tutte le regole di Live Bindings che avreste dovuto creare manualmente. Ovviamente anche in Visual Live Bindings è tutto gestito e funziona perfettamente, quindi un risparmio di tempo e di denaro cioè, significativo. Passiamo agli Stylebook, più legati all'interfaccia diciamo, estetica. La gestione dei font, dei colori, del background è tutta diversa. Quindi qual è il problema? È che questo è completamente diverso da questo come codice. Per ricreare questo, allora, mentre qua in questo pannello, per creare il colore blu, semplicemente di panel, color, abbiamo messo blu e abbiamo messo nel font il bianco. Però in FarmMonkey non si va così. In FarmMonkey bisogna creare un componente di Stylebook, creare delle regole, creiamo le regole per un nuovo pannello, il pannello ha queste caratteristiche, ha questo font, poi vado su un pannello che mi interessa e gli dico questo T-Panel segue questa regola, quindi centralizzato. Comodo, però se ho un'applicazione vecchia da convertire è un lavoro enorme, Mida ve lo crea tutto in automatico, quindi vi creerà tutte le, come in Live Bindings, vi crea le regole in Stylebook, per la stessa cosa, vedete queste label, per ogni colore viene creata una regola. In più c'è l'ottimizzazione che diciamo, a parità di colore non vengono creati 10 regole uguali. Quindi se ho 10 etichette, 10 label green, mi crea 10 stylebook green. Sembra centralizza label verde, poi va su tutte le label del form e le lega a quell'unica.
Quindi questo non è diciamo, automatico, ma è tutto gestito da MIDA. Anche la dimensione del font, i DPI tra la VCL e framework sono diversi, quindi la dimensione in realtà non è scontata. In framework, in VCL, è leggermente diverso. MIDA corregge questa differenza. MIDAPEC, allora, sempre per cercare il realismo più assoluto nella conversione, uno dei principali problemi era il T-button. Anche in X3, purtroppo, il T-button è piuttosto, piuttosto sempliciotto, cioè non ha neanche l'immagine. Okay. Per cui, cosa abbiamo creato? Abbiamo creato una piccola libreria di componenti, adesso ne avrà due, poi più avanti verrà ampliata, che sopperisce a questa mancanza. Quindi avremo un image button e anche lo speed button, che non ha immagini in FireMonkey, cioè l'image speed button, compatibili Win32, Win64, Mac. Quindi cosa vuol dire? Che io posso avere posso partire da questa schermata VCL, notiamo T-speed button, T-bit button con dei vecchi BMP dentro, il TPNG button, un componente molto diffuso, poi TMS, TADV glove button e ADV smooth button, sempre di TMS, però tutti i bottoni, anche se non sono qualcuno di JVCL, quindi noi siamo abituati a avere questa interfaccia. Convertendo in FireMonkey, tutto questo sarebbe una schermata con 5 bottoni vuoti. Oppure utilizzando il MIDAPEC si può ottenere questo, che non è scontato perché comunque non ci sono componenti, cioè, che vi dà una libreria con le immagini. Cioè, questa, cioè, ne ha una TMS, c'è qualche esempietto in rete, ma non è che c'è una scelta enorme come nelle VCL, che questa cosa è scontata. VCL sono 20 anni che c'è, ovvio che c'è tutto, ovvio, però FireMonkey, non siamo ancora a questi livelli, ci arriveremo, ma ancora non ci siamo. Quindi anche le immagini che vengono mantenute, tutto questo in automatico grazie a MIDA. L'alternativa era avere due Delphi, prendo la mia immagine, la salvo su disco, vado in X3 FireMonkey, clicco sul bottone e la carico, questa su mille immagini, non è possibile, mi costa meno una licenza di MIDA. Custom conversion. Un problema molto richiesto, che abbiamo già gestito da molto tempo, è la possibilità di convertire componenti di terzi o comunque non supportati da MIDA. Qual è il discorso? Io mi sono fatto il mio bel componentino, ho il mio bel TMI bit button super bello che mi sono fatto di persona, ovviamente MIDA non lo supporta. E come faccio a convertirlo? Li utilizzo tutti così? Oppure i T-panel, uso un T-panel particolare, non di TMS, non di DevExpress, l'ho fatto io, come faccio, come posso dire a MIDA di convertirmelo in un T-panel standard FireMonkey? Con MIDA gli potete insegnare quali sono le vostre regole. Avete due grid dove potete indicare sia una conversione di classe che di proprietà. Quindi insegnate a MIDA, cioè MIDA ha un database online sui nostri server che viene aggiornato ogni giorno di conversione. Quindi MIDA conosce che la miglior scelta per determinati componenti è un determinato componente FireMonkey. Nel caso però i componenti non supportati oppure componenti che avete gestito voi, lo potete insegnare, quindi non ci sono limiti. Argomento importantissimo è la conversione del codice sorgente, ma codice sorgente vostro, quindi sono un po' piccoli, ma se prima avete visto che checked è diventato isChecked, è caption e text, quindi il problema non è soltanto visuale. Ok, quindi, ma c'è un problema, quante volte ho scritto nel mio codice anche in forme un po' così, una label.caption due punti uguali, oppure label caption più qualcosa, però non compila, cioè potreste avere 5.000 errori in compilazione, non passarli tutti è ingestibili, non è semplicemente un circa sostituisci, ma diciamo che MIDA fa un'analisi abbastanza evoluta del vostro codice sorgente e aggiorna quali sono gli errori, tra virgolette, più diffusi. Quindi il caption, la gestione dei font, il checkbox, l'application message box, non ce n'è una che passa, sono tutte diverse.
l'oggetto screen cursor, l'application in XName front, l'oggetto screen è molto diverso, quindi tutto questo non compila sotto FarmOnkey. Quindi il vostro sorgente, quando si trova davanti a una di queste righe che sono abbastanza, diciamo, abbastanza diffuse, si ferma. Con Mida ve lo risolve nel 90% dei casi. C++ che è molto molto richiesto, è in roadmap, in teoria quest'anno. Tutti questi componenti che sono un po' particolari sono tutti gestiti, cioè, ripeto, tutti i componenti standard Delphi sono gestiti. In più abbiamo anche questi per far capire che, diciamo, cerchiamo anche di arrivare a componenti un po' particolari, oppure, cioè, ovviamente non solo i componenti, ma anche le dialog, perché le dialog di Cielo e FarmOnkey sono diverse. Certe open dialog non sono proprio le stesse, quindi Mida vi aggiorna la vostra dialog VCL con quella migliore FarmOnkey. È un lavoro che avreste dovuto fare a mano. Anche le T-Action che sono gestite ottimamente con l'ultima versione di Delphi. Questo è un componente con, non tutti, solo qualcuno, giusto per farvi capire, sono un po' di oggetti vari, quindi non so, troviamo un po' particolare, la Beledit, che è un componente molto particolare, che non c'è sotto FarmOnkey, tutti i vari radio, checkbox, bottoni con i vari stati, T-Panel con dei componenti, T-Advanced Office Pager, cioè anche cose, T-Chart, le dialog, i calendari, questa è una schermata con dei componenti anche di terze parti, VCL, convertita da Mida, diventa così, quindi, ripeto, VCL, FarmOnkey. Quindi, il realismo, siamo riusciti ad arrivare a un realismo molto elevato di conversione. Ovviamente Mida genera FarmOnkey puro, quindi il vostro progetto che alla fine avrete sarà comunque anche compatibile Mac o quello che, diciamo, permetterà FarmOnkey. Non c'è nessun uso di componentisti, tecnologie di terze parti o cose particolari, è FarmOnkey 100%, quindi massima compatibilità. Adesso lo vediamo un po' all'opera. Questo è un piccolo demo, così che ogni tanto faccio vedere. Ok, sì, si vede, ok. Analizziamolo velocemente, alcune image, dei panel, dbEdit, dbGrid, alcuni componenti, tra i principali, e alcuni esempi per mostrarli poi negli stylebook. Action. Poi nei navigatori. Poi vediamo il sorgente. Questo è un progetto VCL che ho creato. Vediamo, per esempio, qua in basso c'è alcune righe di codice. Di queste non ce n'è una che funziona sotto FarmOnkey. Ci sono delle rarissime righe che non vedrete mai nei vostri sorgenti. Non ce n'è una che compila. A questo punto cosa facciamo? Questo è Mida. Vediamolo brevemente, abbiamo in alto la directory di origine e destinazione, custom component, quindi qua gli posso dire quali sono i miei componenti da aggiungere alla lista, quindi cosa gli dirò? In questa colonna gli dirò ad esempio T-MyButton, questo è il componente FarmOnkey, quindi T-Button. Qua sotto invece gli dirò le proprietà, quindi gli dirò che per T-MyButton la proprietà caption diventa text. E qua posso aggiungere tutto quello che voglio. Lui Mida converte con le sue regole e dopo, alla fine, applica le vostre. Quindi le create una sola volta, vengono salvate. Le opzioni principali, ovviamente Mida 3.0, che è uscito assieme a X3, è ottimizzato per X2 e X3, perché il lavoro è stato anche abbastanza lungo, perché Embarcadero ha cambiato quasi tutte le classi di LiveIndex tra i componenti e i dati, il campo, di database in generale, sono tutti diversi, per cui abbiamo fatto un grosso lavoro di aggiornamento.
Esiste anche, quindi posso dire se creare codice per Delphi X2 o per X3. Per X3 posso anche indicare in Mida Studio in automatico la conversione a Windows 8 Style. Quindi se mentre con Delphi avete 50 form, dovete passarveli tutti, fare il bottone destro, passa Windows 8 Style, come l'hanno chiamato alla fine, con Mida in un attimo ve lo trovate già fatto. Report only lo vediamo dopo, poi alcune piccole cose, gli possiamo dire se aggiornare o no il sorgente, se aggiornare anche il team age, perché a volte quando si fanno delle prove su grossi progetti ci vuole anche tanto, cioè non è proprio una cosa veloce, per cui togliendo il team age almeno togliamo estremiamo del tempo. Live bindings, gli style book e poi se voglio posso dirgli se usare il my data pack o no, oppure se voglio usare solo componenti standard disattivo. E ottengo al posto del TB button ottengo un T button standard. A questo punto allora X3 sì e converti. Ok. Quindi questo è l'originale VCL e questo è quello FarmMonkey. Ok, notate una cosa, neanche un errore, che non è scontato, perché ci sono migliaia di proprietà, su progetti grossi, migliaia di proprietà, centinaia di progetti più piccoli, che in realtà avrebbe dovuto segnarvi errore, perché un tpanel in VCL ha 50 proprietà che in FarmMonkey non ci sono. E quelle sono tutte nella DFM, e sono tutti errori, e sono tutte cose che Mida gestisce per voi. Se no avreste dovuto passare tutti i form, salvarli, cercando di pulirli dalle proprietà non valide. L'obiettivo diciamo che non è ancora finito, però diciamo che con i componenti ufficiali Embarcadero di Delphi siamo vicini al 99%, cioè arriviamo quasi a pulire ogni singola proprietà che non esiste in FarmMonkey, che poi dipende ovviamente anche dal compilatore che utilizzate, perché in X2 è una cosa, in X3 è un'altra, quindi è tutto sempre relativo. Quindi questo è questo form convertito con un click, quindi c'è un risparmio di tempo impressionante. Vediamo quali sono i componenti. Ci sono dei componenti in più. Allora, qua abbiamo generato per X3, quindi avremo dei componenti un po' diversi. Ok. Notiamo lo stylebook. In automatico ha creato tutti questi. Questo è un form comunque non complicatissimo, ci sono dei form dove le liste sia di stylebook che di bindings sono lunghissime, hanno centinaia di voci. Quindi ad esempio, per farvi capire meglio, andiamo qua, prendiamo questo tpanel. In VCL era semplicemente uno sfondo rosso. Mida cosa ha dovuto fare? Ha dovuto creare, vediamo qua in basso, vi ha creato uno stile panel 1, style 1. Se lo andiamo a cercare, panel 1, style 1, eccolo qua. Ha creato questo stile e l'ha legato a quel panel. Se avessi avuto più pannelli uguali avrebbe fatto un rapporto di 1 a 2, quindi ottimizzato. Cosa che non è scontata, perché comunque fino a Mida 2.0 che in realtà creava una quantità di stylebook impressionante. Poi con Mida 2.5 c'è stato un'ottimizzazione e un miglioramento significativo. Quindi gli stylebook, quindi abbiamo i colori, abbiamo gli sfondi, abbiamo i font, tutti portati sotto FarmMonkey. Abbiamo l'action list, perché questo è appunto il demo di X3, poi e ci troviamo anche tutte le regole di live bindings create in automatico. Vediamo, facciamo pure F9, eccolo qua, zero errori, funziona a primo colpo. Quindi qua sono due CDS, queste qua sono tutte T-Edit, come vi dicevo, con Live Index, il DB Grid,
Questo è il grid di Embarcadero, perché con Mida gli posso dire, vediamo 2 secondi, quale utilizzare. Cioè posso dirgli il T-grid per X, cioè in X3 gli posso anche dire il T-grid, in X2 no, lo string grid che è quello più consigliato, oppure quello che vi dicevo prima, se volete una qualità più elevata, esiste TMS. Basta spuntare qua, rigenerare e avete tutto il vostro progetto convertito in modo che ovunque ci sia un DB, ovunque c'era un DB Grid, c'è quello avanzato che vi ho fatto vedere. Quindi questo è è il grid. Componenti, diciamo, per farvi un esempio, anche con T-Edit. La Label Edit è stata anche una cosa un po' molto particolare, molto richiesta, perché è uno dei pochi casi in cui c'è una conversione, diciamo, di non uno a uno, perché ovviamente tutti i componenti sono mantenuti, cioè se un componente gli ho dato un nome particolare, quel nome ovviamente è mantenuto. In Label Edit in realtà abbiamo un componente in più, abbiamo la label, il nome l'abbiamo dato, il nome originale l'abbiamo dato alla T-Edit, e la label ha un nome nuovo che è in realtà il nome della T-Edit con un prefisso dopo. E tutti gli stylebook creati in automatico. Andiamo a vedere il sorgente. Accendiamo. Che cosa vediamo? Vediamo, allora, che qua, intanto qua in alto la zona delle uses è diversa, è stata ovviamente sostituita con una compatibile FarmOnkey. Più in basso mi dà l'ascia la vostra copia vecchia, nel caso avete non so, qualche unit particolare la potete prendere da qua. In realtà Mida fa un'analisi molto dettagliata delle unit, cioè capisce se una unit ad esempio è del vostro progetto, se una uses qua dentro, qua in alto è del vostro progetto, non ve la toglie, ve la lascia. In più Mida ha un'ottimizzazione particolare per alcuni database, NexusDB, Elevate, DBISA, ma anche alcuni SQL. E cosa fa? Se li riconosce, aggiunge le uses necessarie e giuste per il componente. Quindi vi trovate ovviamente il componente, cioè il vantaggio qual è? Che se convertite, non so, è un progetto con DBISA, per fare un esempio, ogni unit è già pronta, finita, cioè perché ha anche le uses allineate, quindi F9 diciamo, in teoria funziona tutto. Mentre per i componenti, non so, uno avesse delle librerie particolari, vi troverete semplicemente che quando aprite vi dice che non trova, che vi manca la uses, in realtà basta salvare il form, Delphi aggiunge le unit e siete a posto. Poi, vediamo più in basso, vediamo quelle 10 righe. Eccole qua, sono state tutte modificate nel modo diciamo più vicino a quello che era l'origine in VCL. Quindi notiamo che c'è is checked, c'è text, il font style diverso, lo screen width, la message box, questa proprio è diversa, quindi ha dei parametri che sono molto diversi. Anche l'application XName. Notate che sono leggermente diverse. Cosa ha fatto Mida? Ha sostituito la screen.cursor, due punti uguale, CR Hourglass, in una funzione che risiede qua dentro. Allora, con Mida vi crea una libreria che si chiama Mida FarmOnkey Lib, che è una piccola libreria in cui avete i sorgenti, che serve per rendervi, diciamo, il passaggio più facile. Diciamo che qua dentro sono presenti tutte quelle, adesso vediamo ad esempio la set cursor hourglass, che diciamo in FarmOnkey è un pochino più complesso come utilizzo, avete una versione un po' più semplice. Quindi avete già anche poi questa libreria che vi aiuta anche poi a continuare il lavoro ottenendo un codice comunque più simile a come eravate abituati a prima. Quindi, e i problemi che risolve sono anche tanti, sono anche le message box, i cursori, lo screen. Insomma, diciamo, è molto utile. Vedete che appunto, come dicevo prima, nessuna di queste righe di codice di prima avrebbe compilato. Quindi.
Questa è la versione di X3, quindi troviamo il supporto anche per Anchor, che non era scontato, ma MIDA 3.0 lo gestisce, e per le T-Action. Questa è una clause in T-Action che è gestita da MIDA 3.0. Qualche domanda? Sai di caratteria di DevExpress se arriverà allora? Il CX Grid? Allora, MIDA supporta altri componenti di DevExpress, il page control, il navbar, cerca di ricrearvelo con i pannelli, cioè, ovviamente non ha la bellezza di un navbar, però comunque vi trovate un'applicazione dove almeno funziona, dove potete usarla perché i pulsanti ci sono, anche altri componenti, ovviamente il CX Grid. Sapere se loro per caso hanno detto qualcosa. Per ora tacciono, tacciono. Probabilmente volevano anche vedere un po', però già comunque deve finalmente TMS, che comunque invece è molto più attiva. Cioè, l'ho provato quel grid, funziona bene. Cioè, anche, diciamo che graficamente e anche come usabilità, i tasti, la funzione, proprio usarlo, il cancellare, cioè muoversi, andare in edit, così è molto più bello di quello di DirectX 3. Non è perfetto, non è come diciamo, il vecchio DB Grid, comunque ci hanno messo degli anni, Marcadeo ci ha messo anni e anni a ottenerlo così, però comunque siamo comunque molto, molto, molto vicini, quindi comunque se uno proprio non ha esigenze particolari di altissimo livello, diciamo che per un programma normale può andare bene, comunque si può iniziare a pensare ho tre progetti, il più piccolo lo posso portare. Vediamo. Vediamo poi. Continuiamo. Ovviamente adesso vi ho fatto vedere Delphi, però ripeto, la compatibilità con C++ Builder diciamo, è uguale. Chi di voi utilizza C++ Builder? No? Tutti Delphi? Ok. Vediamo. Continuiamo un attimo sulle slide. La novità principale di MIDA 3.0, che è uscito circa un mesetto fa, è, a parte ovviamente tutto il lavoro enorme che è stato fatto per avere la compatibilità con le nuove caratteristiche di X3, è la conversione di report. Per voi dovete pensare che MIDA, infatti non si chiama MIDA Fair Monkey, si chiama MIDA Converter, perché il suo obiettivo non è solo quello di portare un progetto da VCL a Fair Monkey, ma è un convertitore più astratto. Tutte le informazioni che lui, diciamo, le sue tabelle interne sono tutte, diciamo, sono dei server in rete che vengono aggiornati ogni giorno, come dicevo, che cercano di creare, proprio, hanno, diciamo, un modello di conversione programmabile, diciamo, da noi, diciamo, è molto elastico. Questo cosa ci permette di gestire? Cioè uno dei problemi maggiori era, va bene, ok, va bene, porto i miei form e così via, ma io ho 250 report, quick report. Cosa faccio? Cioè, quello mi ferma la conversione, cioè, fine, cioè, ok, posso convertire tutto, ma se non mi porto quick report, se non mi porto quick report, allora su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato su il primo di, diciamo, due o tre capitoli che saranno la conversione di report. Il primo è quick report to fast report. Bande, componenti, setting vari. Quindi è il primo di due, cioè no, il secondo è già pronto, quasi già pronto, però diciamo è il primo perché Fast Report è stata quella più attiva già 6 mesi fa, l'ha già annunciato, aveva già distribuito alcune dimostrazioni e tipo una settimana fa ha rilasciato Fast Report per Fair Monkey. Quindi MIDA lo supporta totalmente. Conversione indipendente da Fair Monkey. Quindi a me Fair Monkey non interessa nulla, però ho 200 stampe quick report, mi date le converte in Fair Monkey con un click. I collegamenti ai database sono mantenuti, quindi ho la TQR DBText legata alla tabella clienti, campo ragione sociale, in Fast Report me la trovo.
sono supportati dai principali componenti di terza parte di Quick Report. Questo è un esempio di Quick Report, comunque ha tutte le bande necessarie, title, detail, summary, questi sono collegamenti a database, e questo è un fast report, dopo un click. Ovviamente il codice dietro, quello no, cioè ovvio che ci devo mettere io le mani, però almeno l'interfaccia grafica, tutto il lavoro estetico che ci vuole anche il tempo per ricreare, è tutto fatto in un attimo. E vi crea, cioè se voi avete un progetto con 300 quick report, vi troverete una cartella con dentro 300 file fast report, e dove il nome del file vi aiuta a identificare qual è il forum sorgente. Il prossimo passo sarà quick report o report builder. Per chi non vuole usare fast report ma intende usare per precisare report builder, è un ottimo prodotto, questo sarà il prossimo passo. Un lavoro è enorme, perché mentre in Quick Report o Fast Report, la Fast Report, diciamo, la società dà degli aiuti, in Report Builder no, è tutto un lavoro enorme da zero. Chiedendo Report Builder, cioè loro hanno dato supporto a FireMonkey? No. Ma l'Enterprise? Oggi, la Digital non ha dato, l'azienda di Report Builder non ha dato nessuna informazione, anche nei forum più volte gliel'ho chiesto, ma tacciono. Però con il fatto di, diciamo che comunque Fast Report e Report Builder comunque sono aziende comunque alle principali, comunque non mi stupisce se domani mattina lo annunciano, noi siamo pronti, tanto il formato è quello, cioè non è che il report, il file di Fast Report per FireMonkey e il file XML di Fast Report per VCL non è che cambia tanto, cioè, le regole di Fast Report sono quelle, poi le differenze sono che se ci sono delle differenze, ma sono differenze diciamo, più contenute. Vediamo un esempio. Notate qua che è possibile, la terza opzione come target ID è report only, che perché non interessa, per ora non mi interessa fare monkey, aspetto ancora un paio di mesi e intanto però provo a generare le stampe con Fast Report. Posso selezionare questo e cosa succede? Cioè viene saltata la parte di aggiornamento dei DFM, ma unicamente lavora su Quick Report. La differenza è che scende a un ventesimo il tempo necessario per convertire il vostro progetto, quindi se potete farlo più volte è molto utile. Quindi indico la cartella. Ok. Andiamo a prendere prima il progetto originale VCL. Ok. Allora, vediamolo un po'. Questo è un esempietto. Diciamo un database, vabbè, qua abbiamo il nostro quick report, funziona, tutto regolare, le tabelle, questo client dataset per fare un esempio facile, e questa cartella qua l'abbiamo convertita in questa sottocartella, aspettate, questa qua è... E che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto questo. Volendo posso anche, vi faccio vedere, lo azzero, eccolo qua. Mi ha generato un file FR3, Fast Report. Ed eccolo. Perfettamente funzionante. Collegamento database mantenuto. Non ho toccato nulla. Ha fatto tutto da solo, basta seguire come ha fatto a fare il collegamento con, perché c'è da creare per Fast Report questo componente che è il componente di interfaccia tra il database e Fast Report. Se lo create con un determinato nome che c'è scritto qua, il collegamento è spontaneo, perché questo dovete crearlo voi, perché dovete crearlo nel vostro form. Quindi rispettando quella semplice regola, il report funziona. In fondo ci sarà il nostro summary.
Esistono tre versioni di MIDA. MIDA è distribuito con Embarcadero. Noi siamo Embarcadero Technology Partner. Diciamo che noi abbiamo un feeling con tantissime aziende di terze parti, perché tutte ovviamente sono interessate a avere diciamo, un vantaggio, comunque dare ai loro clienti una possibilità in più, e poi anche come vendite ovviamente. Quindi il progetto Embarcadero è subito interessato ed è nata MIDA Basic. È piccolino, cioè non fa tante cose, però diciamo, fa quello che fa, però lo fa bene, converte i componenti standard, i DLT standard, e un live binding di base, la classica DB Edit, però se gli date un DB lookup combo box o cosa di più, quello non ve lo converte. Diciamo che serve per chi fa da programmi non, diciamo, non gestionali, non ha grossi lavori su database, diciamo come convertitore diciamo, di applicazioni più astratte, più generiche. Esiste poi MIDA Pro e da MIDA 3.0 è nato MIDA Studio, che ha il convertitore di report e i sorgenti di MIDA Pack. MIDA Basic non è un'applicazione come l'avete vista, ma è un plugin dell'IDE, quindi dal menu Tools, vabbè anche MIDA, appena lo lanciate vi dice trovato Delphi X3, mi sono collegato. Quindi quando aprite Delphi X3 da Tools ve lo trovate. Però diciamo che con MIDA Pro o Studio vi trovate un'applicazione più, diciamo, che è più comoda, no? Quindi più utilizzabile. Il nostro sito, le FAQ, il blog, il forum, Facebook. Grazie a tutti.